Si mette il prezzemolo, l'aglio e il pane tutti insieme. L'avrei usato da qui? Un bicchiere? Ma c'è molto pane, eh? Perché ne devo far parecchi. Sì, lo servo. Bravo, Fagotto! Mi ho tenuti per farli ingrattare. C'è sempre nelle raccolte, le tagliate? Sì, le ho scolate un po'. Vedete il pomodoro che è ancora congelato, però eccolo, col pane, olio, prezzemolo e sale. Però uno li può fare anche con i pomodori freschi. Ma no, si devono fare i pomodori freschi, questi perché sono i miei. Questi sono freschi e congelati. Ma cosa cambia nella cottura dopo? Dopo si vede la cottura, quando rosolano il pane sopra, si sentono con la forchetta e via. Ora, intanto che accendiamo il forno che si scalda e arriva alla temperatura di 200 gradi circa, 190, guardiamo, vedete il pomodoro, in questo caso sono i pomodori raccolti nell'orto, quindi freschi, sono stati congelati e sono ancora congelati e devono stare nel forno a 190 gradi per circa mezz'ora 40 minuti, dopo un occhio vede.